Se fossi un mago, cambierei i compiti con Villa Carpegna. Perché è bella, con l'albero delle scimmie e con la casa bella. Abbandonata. Dove c'è lo stregone maledetto che ci vuole maledettare. Al posto di questo prato lo vorrei trasformare in un campo da calcio, in uno stadio, lo stadio dell'Olimpico. Così ci vado a vedere la partita della Roma. Io se fossi una maga cambierei Villa Carpegna mettendo un sacco tipo di chioschi da mangiare con i palloncini e poi metterei pure tipo uno scivolo gigante con una piscina. Se io fossi un mago, cioè... Io avrei, cioè tutto questo prato lo trasformerei in una piscina gigante che tipo da un albero esce tipo uno scivolo e poi al posto delle, da dove ti siedi, tipo dei gonfiabili. Praticamente, invece di questa distesa d'erba che c'è all'inizio quando entrate dalla porta, io metterei un grandissimo parco giochi dove tu... cioè avete dei braccialetti, lo premi e scegli la giostra che vuoi, pure quelle che non esistono nella terra. Puoi pure creare tutto quello che vuoi, tutto. Ho finito, gente. Tagliare l'erba più spesso se fossi un mago. Se fossi un mago metterei diciamo un baule pieno di palle per giocare a pallone, oppure anche una casetta di libri, diciamo, dove ti puoi sedere e leggere. Io metterei, cioè io renderei il parco come se fosse uno zoo, però con tanti animali, però liberi, non dentro a dei recinti, perché secondo me nei recinti soffrono. Se fosse io maga, faccio piscina al sotto e qui ristorante e bar. Se io fossi una maga, metterei a Villa Carpegna un trampolino per saltare nella piscina. Se fossi un mago farei giocare anche gli alberi. Se fossi un mago io farei una magia e farei crescere più erbe e fiori in alcune zone di villa. Magari in ogni zona di Villa Carpegna ci siano, che ne so, magari delle persone, tipo animatori, che appena ci stanno i bambini iniziano a giocare, a fare così. Se io fossi un mago farò tutto giallo a Villa Carpegna, così gli api volano più in su. E io farei tipo degli alberi parlanti e poi tipo delle scale che ti portano sull'albero e quando cadi atterri su una nuvola gigante. Se io fossi un mago farei diventare tutta Villa Carpegna arcobalenata, così i cani arcobalenati vengono qua. Mi sento libera in questa villa quando sto con la mia famiglia o con degli amici. E mi sento libera a Villa Carpegna quando porto il cane a fare i bisognini. Mi ricordo, in pratica stavo qua con gli scout e in pratica il giorno dopo avrei avuto una partita di pallavolo e passò il mio allenatore mentre noi stavamo giocando a pallavolo e fu il primo giorno in cui mi fece entrare.